In questo video mi immagino che delle persone mi facciano tante domande sugli Enicardinab e sugli Akan. Io nel mio piccolo sono abbastanza esperto perché sono mai forse più di 15 anni che amo tantissimo creare questo plot che mi fa impazzire, che è l'Enicardinab, questa carta, questo numero, appunto perché è qualcosa di impossibile nella logica, a meno che non avviene chiaramente delle manipolazioni o qualcosa, ma far sì che una carta si trovi a un numero tra 1 e 52. Le possibilità sono una su 2704, comprendendo cuori, quadri, fiori, picche, dall'asso re, escludendo chiaramente i jolly, sono veramente 2704, tantissimo, indovinare che quella carta si trova a quel numero. Allora, mi immagino la prima domanda. La prima domanda è questa: esiste un Akan dove tu non tocchi mai le carte dall'inizio alla fine? Bene, a questa prima domanda io rispondo con un sì diretto. Sì, esiste. Esiste chiaramente non essendo però un... non vado oltre, però non essendo un mazzo vero e proprio regolare, ma è possibile creare un Akan dove dall'inizio alla fine tu puoi eseguire l'effetto allo spettatore. Seconda domanda, sempre immaginare che mi pongo, e un prestatore deve avere più di un mazzo per eseguire l'Akan perfetto, cioè un secondo mazzo in taschino, un terzo, quarto in jeans, insomma molteplici mazzi. Teniamo conto che Burgess usava anche due mazzi, capitava nell'esecuzione del Burgess Effect, perché c'era un gioco là di memoria che doveva sfruttare anche il secondo mazzo. Ma comunque la risposta è no, perché se tu hai tanti mazzi non è più il raggiungimento dell'Holy Grail. L'Holy Grail, quando tu poggi un mazzo, non viene più toccato, carta numero, tac, boom. Nel momento che tu non mostri niente e appena ti dice una carta il valore, estrai un mazzo, lo spettatore esperto capisce che tu stai estraendo un mazzo in base al colore che ha detto. Se il mazzo è composto da cuore quadro, l'altro da fiori picche, tu estrai in base. La pulizia di un effetto è che tu non estrai, non fai capire che hai molteplici mazzi, quindi tasche di camicia così, ma bensì tu hai un mazzo unico sempre appoggiato sul tavolo. Questa è pulizia estrema, the cleanest, come suol dire, no? Dopodiché una terza domanda immaginaria che mi pongo è questa: le carte nella canna per creare il Santo Graal deve essere per forza le carte contate di dorso o possono essere girate di faccia? Ecco, questa è una domanda che secondo me non ha tanto senso, vi spiego perché. Dicono tutti, la canna perfetta è quando tu, detto la carta, detto il numero, giri di faccia per far vedere che... No, perché la carta deve essere al numero, quindi che io le giro di faccia o le butto giù di dorso, a parte che lo spettatore di base non ti dice mai, non le gira mai di faccia, glielo devi sempre dire tu, scusa, in face please, se sei straniero oppure sei italiano, di faccia girare pure. Ed è brutto perché stai facendo fare allo spettatore un movimento che lui non fa. Lui gli viene da contare, gli dice 15, conta 15, lui conta così, 1, 2, 3, 4, di dorso. Ve lo dico, il 99% è sempre così. Ma comunque, a meno che tu non istruisci appunto lo spettatore a contare e girare di faccia. Ma comunque l'importante è che se dice 15, la quindicesima la prende e sarà la carta. È un climax finale, un stupendo colpo finale che lo spettatore subisce, che io adoro, nel momento che appunto lo spettatore ha detto un numero completamente casuale alla sua mente. Quindi la risposta è: bisogna per forza girare di faccia le carte? Rispondo no, secondo me. Altra domanda: un mazzo di carte deve essere in prestito, cioè me lo deve dare qualcuno per far sì che la veridicità dell'effetto abbia ancora più potere? Ma sì, come no, un ni direi questo, un ni, perché sinceramente che mi viene dato in prestito può essere che sia d'accordo con me, che mi sta dando un mazzo, che tiro, estraggo il mio mazzo, lo lascio qua, il potere è sempre a quel mazzo che comunque non verrà mai toccato, manipolato dall'inizio, quindi che sia in prestito. Che poi in prestito può essere che mancano carte oppure l'ha già camuffato prima, quindi ni, perché secondo me un mazzo che ce l'abbia il prestatore che lo estrae, lo pone sul tavolo, è già bellissimo così, secondo me non viene mai toccato, quindi perché dobbiamo arrivare al raggiungimento del Santo Graal. Detto questo, quindi rispondo con un ni, però se è in prestito, ok, lo puoi fare ovunque, una festa, un party, una manifestazione, uno showroom, dovunque tu voglia lo puoi fare, sì, ok. Hai un mazzo di carte? Grazie. Ok, sai che lo puoi eseguire.
ma se il tuo effetto necessita del tuo mazzo di carte, sai che quindi di conseguenza non puoi chiedere un mazzo in prestito. Di conseguenza cosa avviene? Che perdi tu chiaramente credibilità, nel senso che ah, ma tu non puoi farlo con un mazzo mio, ti rispondono, no, aspetto gli scettici. E in quel caso lì, secondo me è vero, non puoi farlo, però a meno che tu non esegui il Burial Effect da un mazzo memorizzato, tu stesso dovessi memorizzare, ci vuole mezz'ora per memorizzare un mazzo, ma quindi perderesti tempo se ti metti dietro le quinte, così. Quindi la cosa migliore in assoluto per me è non chiedere a nessuno, lasciate stare lo spettatore, lasciate stare amici, vieni con il tuo mazzo e lo appoggi, fine. Per me il potere è così, dell'effetto. Altra domanda immaginaria che io faccio finta che mi stiano ponendo è: c'è un'influenza nei numeri? Negli anni Cardinal Number il grande Burdas dava un'influenza dicendo little number, dammi un numero piccolo, un numero che stia in mezzo, quindi ormai è passato quella strada, nel senso che ormai grande mito di Burdas, ma ormai sanno tutti, proprio tutti che ha letto il libro e tutto quanto, che c'è sempre un'influenza di destinazione, dove vuoi portare lo spettatore. Nel momento che ti dico dammi un numero piccolo, 5, 4, 3, insomma non dare mai 20, 30, capito? No, never touch, senza toccare chiaramente il mazzo. Secondo me esiste un'influenza se tu usi un determinato metodo, quindi in questo caso l'originale Burdas Effect, come altre tantissime canne che si dice un range tra 10 e 20, grazie, dice 20 non ha senso, io non che mi metterei a fare un gioco così, perché non ha senso, mi dà 17-18 per forza, un bel numero grande tra 10 e 20, devi lasciare spazio perché sia un miracolo tra 1 e 52, lo so, se ti dice 1, è ovvio che gli dici 1, posso averla già preparata, 52 ci metto una vita, però lasciagli questo spazio tra il 3, il 48, 49, insomma, fallo spaziare, non tenerlo ristretto, aspettatore, quindi dammi un bel numero tra 1 e 52, 13, 14, 23, 43, 38, 37, 11, insomma, uno può spaziare come vuole, ma ricordati che la possibilità 1 su 2704. Ma al di là di questo, la risposta è quindi, esiste un metodo? Beh, sì, dipende dal metodo. Se il metodo invece è pulito ed è incredibilmente di effetto, talmente potente, che gli dici semplicemente un numero tra 1 e 52. Ok, un'altra domanda che mi sembra immaginare è questa. Esistono numeri più detti rispetto ad altri? Quindi tu sai che se posiziono, ad esempio, io so che lui dice sempre asso di cuori, donna di cuori, io metto l'asso di cuori in questo numero che so che dice sempre, ma perché lo conosco la persona, ma se non conosci la persona, questa persona sconosciuta può dire sempre, cioè la sua testa ragiona come tante altre teste e dirà sempre, ecco, sì, perché la psicologia ti fa dire, nel momento che tu chiedi a una persona, dimmi un numero tra 1 e 52, sta in mezzo, 25, 35, 30, sta sempre in mezzo, 27, 23, sempre in mezzo. Quindi se tu hai tantissimi assi di cuore, che sai che dice asso di cuore, quella persona li metti tutti tra il 20 e il 37, il 38, faccio un esempio, tu fai l'account perfetto, perché nel momento che conterà, non girando di faccia così, però devi sperare che dica asso di cuore o donna di cuori. Ma in questo caso è rischiosissimo, e non è proprio un metodo. Perché per me c'è differenza tra fortuna, che fai una volta di colpo di sedere, e metodo. Il metodo lo puoi vendere, un metodo. La fortuna non la puoi vendere, assolutamente. Avviene una volta e basta. Quindi una can micidiale deve essere ripetibile. Altra cosa importantissima. Comunque la risposta, se esiste un numero che dicono sempre i spettatori, comunque sì, perché tra 1 e 10 hanno fatto un sondaggio, l'88% è 7 sempre. 7, 8 è pazzesco. Se gli chiedi un numero tra l'1 e il 20, pazzesco come è risultato proprio 17-18. Ma al di là di questo, e un'altra domanda che mi... Esiste il Santo Graal? Questa è la domanda più potente. Esiste l'Holy Grail? Researching the Holy Grail. E qui ve lo rispondo in base alla mia esperienza di tantissimi anni. Il Santo Graal non potrà mai esistere a livello come lo vorremmo. Perché... è fortuna, nel momento che tu lasci un mazzo, tac, carta, numero, conta, tac. È una fortuna che si è creata in base anche alle tue conoscenze, che sai che gli spettatori dicono sempre quel numero là più o meno, tra 1 e 52 e quella carta là. Oppure perché hai memorizzato un mazzo come il grande di Burdas e chiaramente però lo porti
E comunque anche se lo porti è bellissimo lo stesso, per il momento che gli dico dammi un bel numero e mezzo, 52 e mezzo, 25, 30, e quindi poi con i jolly giostrandomi un po', ok. Però c'è sempre un discorso di condizionamento, di indirizzare la persona con la psicologia, che è bello, ripeto, ci sta questa parentesi, ma il santo graal, a meno che il mazzo non è elettronico, non esiste, ok? Questo è importantissimo. Esistono però tante, qui immaginate che c'è il santo graal e tutte queste ramificazioni che vanno a intersecarsi in tanti akan creati dai più grandi che esistono al mondo di prestatori, che si cimentano in tantissime soluzioni e che io rispetto tantissimo, ma che c'è chi mi piace, che non mi piace per niente, che è finto da morire. Ad esempio chi usa Siri, queste cose che sono programmabili, non mi interessa niente. Bello avere uno spettatore o i dati. I dati non mentono. I dati sei fregato. Tu vuoi l'uno, ti esce il quattro. Ciao. Questo lo dico per esperienza, nella chiaramente possibilità della cronologia delle probabilità non può avvenire ciò che tu vuoi, perché se tu vuoi che ti appare il 2, ti appare l'1, sei fregato. Quindi ora qual è il discorso? Esiste il santo graal tuo personale, tu che ti sei creato tu negli anni. Io ho creato l'Ifakan non è stato tanto, non è Supremo Magic, però non vedo recensioni, vedo forse, non so, non tutti riescono a eseguirlo, perché non è facile, togliendo l'elastico, fare un determinato, non tutti, però è in vendita e comunque è una visione di un santo graal. Nel momento che togli l'elastico, lasci il mazzo, lui conta, io credo che sia arrivato a un buon 80% del santo graal, perché lascia libertà di carta e libertà di numero, pulizia totale. E chance su Penguin, carino, molto carino, mi è piaciuto molto quello che ho creato, però ha avuto anche successo, però non è il santo graal. Il santo graal è che non tocchi mai le carte, lì c'è un piccolo movimento che devi fare, chi l'ha acquistato saprà. Io ne ho venduti molti, cioè tanti nel mercato, sono fiero perché mi piacciono le mie creazioni che sto facendo, ma oggi vi voglio parlare di Uriah Lacan, Lacan irreale. Per fare questo effetto ci ho messo svariati giorni, io sono uno che si applica molto, anche 6-7 ore al giorno, sulla passione delle carte, e vi presento questo effetto. Guardate, io qui ho un mazzo di carte, chiaramente questo mazzo di carte, per arrivare a mostrarvi il santo graal, non deve da adesso in poi essere